Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio. So che è passato un bel po' di tempo dallo scorso episodio, ma con la fine della quarantena il tempo a disposizione è diminuito notevolmente. Nonostante ciò ho livellato al 42 e credo che mi fermerò a questo livello per alzare un po' le skill e per fare un po' di soldi per l'equipaggiamento. Nello scorso episodio abbiamo pietrato il ferro 41 medi e in questo episodio cercheremo di upparlo a più 9. Ok, nuovamente più 8, riproviamo più 9. Fallito di nuovo. Fallito nuovamente per il più 9. Oh, finalmente più 9. Ok, sto provando ad aprire i forzieri dorati più, sono tutti droppati in torre, per quello che valgono vale la pena aprirli. Non si trova chissà che, però non si sa mai. Libro oro della spada. Buono. Già che ci sono, apro anche 5 cassette pronto soccorso che avevo in magazzino. Nulla di che, solo autopozze. Apro anche uno scrigno sirena, impugnatura per canna. Ok, ho farmato un po' di core dragonis, vediamo se riusciamo a fare qualche antico e a rivenderlo. Diciamo che è andata benissimo se non fosse per i rubini, cioè mi sono andati tutti tranne i rubini, assurdo. Se vi state chiedendo il motivo per il quale sto expando vari personaggi è perché voglio farmare schegge con più account contemporaneamente, quindi sto portando 6 account con 5 PG ognuno a livello 30. In caso dovessi riuscire a fare tutti i 5 core per ogni personaggio potrei fare la bellezza di 150 core dragonis al giorno. Nel mentre ho droppato un bel po' di denti d'orco, come potete vedere, ne ho 149.
trovato questo ragazzo che scambia questo ferro 46 medi più 9 per il mio ferro 41 medi più 50 kk. L'unica pecca è che gli manca la pietra dei critici più 4 che andremo ad aggiungere in seguito. Ho fatto quindi un bel upgrade per l'arma. Un metodo che in molti sottovalutano per fare soldi e che al momento sto attuando è quello di fare meeting in Villa 1. Come potete vedere, essendoci poca concorrenza, ci sono parecchi meeting sparsi nella mappa a differenza del Villa 2. Il drop delle meeting è ridotto, però potreste fare un bel po' di soldi con i libri Aura e Lama. Ok, sto incominciando a fare l'equipaggiamento per i 6 account, ho quindi parecchie corazze di ferro che proverò a tuppare a più 9. Vediamo su 14 corazze di ferro più 8 quante ne vanno più 9. Solo 3 più 9, quindi ce ne servono altri 3. Come potete vedere, questi sono tutti i libri che ho farmato nei vari giorni in Villa 1 e che quindi sto vendendo. Sto provando a doppare altre 9 corazze di ferro a più 9. Ok, perfetto, tutte le corazze ce le abbiamo. Proviamo a duppare qualche altro antico. Ok, è andato il rubino. Per lo stesso motivo sto provando a duppare delle luna più 9. Che abbiamo 4 lune a più 8, proviamo per il più 9. Non ci credo, tutte e 4 fallite. Ovviamente per poter farmare schegge abbiamo bisogno del doppio drop su tutti gli account, non è necessario shopparlo in quanto ci sono disponibili i buoni DR in gioco che sto andando a comprare. Ci serviranno quindi 600 buoni DR, quindi 100 per ogni account, per poter comprare a ciascuno il guanto per un mese. Sto vendendo alcuni denti d'orco che ho farmato mentre expavo PG al 30, mentre altri li sto tenendo per fare la missione del biologo da fare obbligatoriamente. Corpo forte M5. Proviamo a doppare qualche altro antico. Rubino andato, buonissimo. Diamante andato, perfetto, è andata bene. Ok, sto iniziando a fare la missione per il cavallo esperto, importantissimo sia per il farm che per l'exp nelle mappe alte. Il meccanismo è uguale a quello del cavallo medio, ovvero bisogna fare delle missioni giornalmente per poi fare la missione finale. La prima missione è quella di uccidere 5 mob boh.
sulla pergamena, vedremo se avremo completato la missione con successo o fallita. Penetrazione M4. Sto provando a doppiare degli scudi di battaglia più 8 da mettere nei PG per farmare schegge. Che useremo per i personaggi per farmare schegge. Abbiamo 6 corazze di ferro più 9, 6 spade della luna piena più 9 con circa 20 me di luna, 6 orecchini di rame più 6 che danno forza, qualche item con HP vari. E infine scudi più 8 ed elmi più 7. Ok, ecco qui i personaggi che useremo per andare a farmare schegge. Cosa andremo a fare quindi? Andremo ad utilizzare i buoni di R per comprarci il guanto del ladro su tutti gli account per un mese. Successivamente mettere in autocaccia i personaggi e non ci resterà che raccogliere le schegge. Come potete vedere, dopo un bel po' di ore passate a farmare Core Dragonis, abbiamo su ogni account 25 Core Dragonis. Facendole giornalmente si possono fare un bel po' di soldi. Voglio provare ad aggiungere una fretta più 4 su una delle corazze di ferro più 9. Non ci credo andata al primo tentativo. Che culo. Corpo forte M6. Ok ragazzi, due parole al volo. Se vi state chiedendo perché la mia gilda si chiama appunto Balordo Army, oltre al poter investire esperienza e non far livellare i PG al 30, è perché molti personaggi si stanno fingendo me in gioco e quindi chiedono items e young a chiunque. Per essere sicuri che stiate trattando con la persona giusta al fine di evitare truffe, controllate sempre il nome della gilda. Tutti i miei personaggi sono in gilda senza nessuna eccezione, quindi in caso il personaggio con cui stiate trattando non è in gilda, non sono io. Questo episodio finisce qui. Come nello scorso video, vi invito ad entrare nel canale Discord per poter parlare con i vostri amici e creare la vostra stanza privata, ed entrare nel gruppo Facebook Metin2 Comuni Europa per ampliare il vostro commercio H24 e con giocatori di altri regni. Inoltre, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale ed attivare la campanellina per ricevere le notifiche riguardanti i prossimi episodi. Al prossimo episodio, ciao!